Torniamo insieme per parlare di una iniziativa realizzata, pensata dall'Unitalsi. L'Unitalsi con Don Tonino Bello, la sezione pugliese di questa bella realtà che ci è molto vicina, in collaborazione con quella lucana, ha organizzato un pellegrinaggio sui passi di Don Tonino Bello dal titolo Siate luce, non scintille, che si terrà a Molfette Alessano dal 29 aprile al 1 maggio. Il pellegrinaggio avrà inizio la mattina di sabato 29 aprile nella città di Molfetta, dove arriveranno circa 200 giovani con la visita ai luoghi che hanno caratterizzato la vita del venerabile. Dovremmo avere in collegamento Vincenzo Nigro, presidente della sezione pugliese dell'Unitalsi, per parlarci di questa bella ed importante iniziativa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno, grazie dell'invito, grazie. Grazie a voi soprattutto per offrirci la possibilità quest'oggi di tornare a parlare di Don Tonino Bello e il suo messaggio sempre attuale. Allora, perché proprio in questo periodo e come si svolgerà questo pellegrinaggio? Bene, abbiamo pensato alla figura di Don Tonino perché è un nostro corregionale e l'obiettivo è far fare questo percorso soprattutto ai ragazzi giovani della nostra associazione, ma ovviamente lo allarghiamo a tutti coloro che volessero fare questa esperienza sui luoghi di Don Tonino. Il nostro auspicio è, oltre che far vivere questa bella esperienza a questi ragazzi, far scoprire o riscoprire quello che era Don Tonino per la Chiesa italiana, perché a noi come Unitalsi ci piace essere quella Chiesa che va fuori dalle quattro mura, che sta vicino alle persone sofferenti, nella semplicità, nella genuinità, farsi prossimità delle persone più bisognose. E quindi crediamo che Don Tonino abbia incarnato questo modo di fare chiesa e per i giovani di oggi è un esempio sicuramente da seguire. Quindi rivivere i luoghi di Don Tonino può essere sicuramente da stimolo per tutti quanti i nostri giovani, per la nostra associazione, soprattutto per la nostra società. Noi dicevamo ai giovani negli incontri di preparazione che dobbiamo avere il coraggio di dire fuori al mondo chi siamo, che cosa facciamo e in cosa crediamo. L'altro obiettivo è che questa esperienza di questo pellegrinaggio possa essere una possibilità di un pellegrinaggio nazionale, nel senso che da tutte le sezioni d'Italia possano poi arrivare in Puglia per fare questo viaggio sui luoghi di Don Tonino. È un pellegrinaggio che noi faremo, così come avete mandato prima in onda, il 29, 30 e 1 di maggio. Il 29 lo vivremo interamente a Molfetta, saremo accolti dal Vescovo, rivivremo i luoghi di Don Tonino. Nel pomeriggio ci trasferiremo giù in Puglia, nel Salento, per poi vivere tutta la giornata della domenica ad Alessano. Faremo visitare i ragazzi la casa di Don Tonino, ci sarà un confronto con Stefano, il nipote di Don Tonino, poi ci sarà il grande Don Gigi che parlerà dell'esperienza nella chiesa locale di Don Tonino. Vivremo un momento di marcia fino alla tomba di Don Tonino per chiudere poi su lì con un momento di preghiera, di confronto, dove ci saluterà anche il vescovo Angiuli. E l'ultimo giorno lo vivremo a Santa Maria di Leuca con un atto di affidamento a Maria, il mese mariano. Maria è stata una figura fondamentale anche per la vita di Don Tonino e quindi ci sembrava vivere così, insomma, chiudere in questo modo questa esperienza che noi offriamo a tutti i giovani e speriamo, ripeto, possa essere motivo di stimolo per la nostra vita, ma soprattutto per la vita loro e per il futuro della nostra società. Ecco, partendo proprio dal titolo scelto per questa bella iniziativa, Siate luce, non scintille, questo è l'auspicio principale che volete e vorrete rivolgere ai giovani. Sì, praticamente ci rifacciamo alla lettera che Don Tonino scrisse ai giovani, dove chiedeva loro di essere luce che illumina, non scintille che, per quanto belle possano essere, però si esauriscono nel breve giro. E tutto nasce da un'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso in pellegrinaggio. Ci chiedevamo che tema potevamo dare a quel pellegrinaggio, eravamo all'indomani della guerra in Ucraina e quindi il tema della pace è venuto fuori in maniera forte, non potevamo fare altro. E lì i giovani si sono raccolti con le bandiere, con i colori della pace e abbiamo detto che cosa possiamo fare noi per questa situazione, sicuramente poco, ma possiamo dire che dai giovani può partire un messaggio di pace, la pace che nasce dai nostri giorni, dai contatti, dai rapporti che abbiamo giornalmente. E
Allora abbiamo preso spunto da questa lettera, da questa riflessione di Don Tonino ai giovani e ne facciamo, ecco, un tema che ci condurrà per questo percorso, ma è per i giovani, ma credo che poi semplicemente possa essere uno stimolo per tutti noi cristiani. Dobbiamo essere un faro lì dove vogliamo e dove possiamo, nella vita di ogni giorno, perché la pace si costruisce nel nostro quotidiano, giornalmente. Ecco, in conclusione, come fare per partecipare? Abbiamo visto anche, tra l'altro, le immagini del sito dell'Unitalsi, attraverso il quale si potranno ovviamente ottenere maggiori informazioni. Ecco, ma rapidamente un invito anche ai giovani a partecipare a questa iniziativa. Ma sì, si può fare direttamente contattando la sezione pugliese a Bari, oppure voi sapete che l'Unitalsi è radicata in tutte le realtà locali, in tutte le città, abbiamo le sottosezioni, quindi nella sottosezione di riferimento si può sicuramente contattare la segreteria e chiedere informazioni. E comunque c'è la sezione sempre aperta a Bari, c'è un telefono sempre acceso, quindi chi volesse in qualche maniera fare questa esperienza, anche solo a Molfetta o anche solo ad Alessano o la chiusura a Santa Maria di Leuca, può contattarci semplicemente o andando sul sito e quindi trovare il numero via mail, è molto molto semplice. Insomma, chi volesse anche vivere mezza giornata, una giornata di questo percorso, sarà ben accetto e saremo contenti di condividere con loro. E allora un forte abbraccio in vista di questa iniziativa a tutti voi amici dell'Unitalsi e buon lavoro. Grazie dell'ospitalità, grazie. Buona giornata e buona vita. Grazie.